Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12,2 del regolamento interno, la pubblicità dei lavori verrà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la conseguente trasmissione via web TV. Si procede ora all'audizione del capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, il prefetto Lamberto Giannini. Il prefetto Giannini è accompagnato dal prefetto Stefano Gambacurta, direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e dal viceprefetto Paola Mannella, direttore dell'Ufficio Primo, Legislazione, Atti Normativi ed Affari Parlamentari dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. E sia alla dottoressa Mannella sia al dottor Gambacurta do il benvenuto da parte della Commissione stessa. Ricordo che ai sensi dell'articolo 12,5 del regolamento interno l'audito ha sempre la possibilità di richiedere la secretazione dell'intera seduta oppure di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere oggetto di divulgazione. A tal proposito mi corre l'obbligo di rammentare le garanzie che sono state stabilite in Ufficio di Presidenza allorquando l'audito è in presenza e vi sono consulenti o senatori e deputati che seguono i lavori da remoto. In tali circostanze tutto il personale di supporto presente in aula, nessuno escluso, è vincolato al rispetto della segretezza di quanto dichiarato. Il Presidente è sempre in condizione di poter valutare di interrompere il collegamento audio con i poli remoti. Qualora ciò non accada, è bene rammentare sempre che coloro i quali seguono in videoconferenza sono censiti dalla Commissione con tutto ciò che ne discende in termini di responsabilità per la divulgazione e comunicazione a terzi di quanto emerge nel durante della seduta. Da ultimo aggiungo che ci segue da remoto il senatore Endrizzi, cui vanno i nostri saluti. Al termine degli interventi dell'audito potranno prendere la parola in ordine di prenotazione senatori e deputati per porre quesiti. Do pertanto il benvenuto al prefetto Giannini e do allo stesso la parola. Prego. Grazie. Onorevole Presidente, onorevoli commissari, grazie e consentitemi di fare un ringraziamento assolutamente sincero e non di mero stile per questa opportunità che mi viene data, diciamo, a meno di 2 mesi dal mio insediamento di poter esprimermi in una commissione di questa importanza e anche in un periodo di particolare delicatezza storica, perché ritengo che non sia mai capitato un periodo con difficoltà tali da un punto di vista sanitario, conseguentemente anche economico, dal dopoguerra. Questa per me è un'occasione per rassegnare all'attenzione uno spaccato delle dinamiche che caratterizzano il crimine organizzato, come vi dicevo, in questa fase storica molto particolare, segnata dalla crisi generata dalla diffusione del Covid. È un'occasione particolarmente preziosa, poi, perché mi consente anche di offrire una panoramica su alcune iniziative messe in campo dall'amministrazione della pubblica sicurezza per far fronte a questi fenomeni, che sono fenomeni in parte nuovi e anche suscettibili di sviluppo anche in conseguenza dell'evolversi dell'emergenza pandemica. In effetti, bisogna essere attenti alla lettura dei dati, perché i dati più recenti sulla sicurezza rilevata confermano un trend
che è assolutamente positivo, che viene registrato a partire dal 2014 e che vede una diminuzione costante dei delitti. È una tendenza che, anche a causa delle restrizioni alla mobilità connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria, è stata particolarmente evidente nel 2020, dove per quanto riguarda i reati complessivi abbiamo un meno 18,5%, e nei primi mesi di quest'anno in relazione è stata ancora più marcata, con un meno 24,6%. E quindi sono diminuiti i reati anche di maggior allarme sociale. Però questo è un dato che non può assolutamente farci abbassare la guardia e che va letto anche alla luce di questa situazione. E bisogna prestare la massima attenzione ad alcuni segnali che provengono sia dalle statistiche che dall'analisi investigativa che viene sviluppata e che in particolare in questi mesi il sistema tutto del law enforcement sta sviluppando. Penso ad esempio che in questo periodo, proprio per questa emergenza, ci sono alcuni reati che vanno in controtendenza, e questo dipende anche dall'occasione e dalle circostanze. Nel 2020 c'è stato un incremento importantissimo dei reati, per esempio della pedopornografia, che si fa online. Stiamo parlando del 132,3% rispetto al 2019. Alle frodi informatiche, il più 14,7%. Anche in questo caso con offerte truffaldine per quello che riguarda le forniture sanitarie. E in questo periodo si sta particolarmente distinguendo la specialità della Polizia Postale, della Polizia di Stato, che nello scorso anno, per esempio, per quanto riguarda queste truffe informatiche relative a materiale sanitario, ha rilevato coinvolgimento di 6 aziende, sono stati indagati 23 soggetti e sequestrati 6 spazi virtuali proprio strumentali a perfezionare queste condotte delinquenziali truffaldine. Il fronte sanitario ha fatto registrare inoltre attacchi informatici a ospedali e ad altre strutture per finalità di estorsione. E proprio per contrastare questo fenomeno, la specialità ha attivato uno speciale protocollo denominato Covid Rosso, che mira a innalzare la tutela dei soggetti del circuito sanitario ed assistenziale proprio attraverso sistemi di identificazione degli autori degli attacchi e a individuare le contromisure da adottare. Quindi il web è stato utilizzato molto ed è stato utilizzato per vari tipi di reati. Abbiamo avuto anche tante attività di minaccia, tante attività di insulto, anche spesso nei confronti di persone impegnate nella gestione dell'emergenza. Così come particolare attenzione è stata prestata in questa fase di costrizione in casa alle violenze domestiche, alle liti, a episodi chiaramente particolarmente sgradevoli che sono stati in questo periodo di convivenza forzata, immaginate che chiaramente è un periodo di grande difficoltà. La crescita dei reati commessi attraverso il web, già del resto evidenziatosi nel 2019, è solo uno degli indici delle trasformazioni che potrebbero caratterizzare i fenomeni delinquenziali del prossimo futuro. Gli studi e le analisi elaborate negli ultimi 12 mesi sottolineano come la crisi generata dalla pandemia avrà l'effetto di accelerare cambiamenti economici e sociali che nell'era pre-Covid erano ancora in uno stato embrionale. È in questa transizione che le mafie potrebbero inserirsi per rafforzare la sfera dei traffici illeciti tradizionali ed estendere i tentativi di infiltrazione nell'economia legale e nella gestione della cosa pubblica. Al di là delle diversità esistenti tra le varie consorterie, sulle quali tra poco mi soffermerò, la criminalità organizzata ha dimostrato in questi anni di perseguire due obiettivi: mantenere la presa sulle aree di radicamento storico attraverso il controllo del territorio e l'assoggettamento delle attività economiche, infiltrarsi al di fuori delle regioni di origine nel tessuto economico-finanziario
attraverso gli strumenti dell'usura e dell'estorsione, ovvero quelli più tipici del white collar crime, quali l'ingerenza negli appalti e più in generale nelle sovvenzioni pubbliche ed europee. In entrambi i casi le mafie fanno ricorso a sistemi più evoluti rispetto ai metodi violenti tradizionali, che vengono lasciati alle forme di criminalità di più basso rango. I modi operandi praticati dalla delinquenza organizzata fanno sempre più frequentemente appello alla corruzione e alle intimidazioni. Apro una breve parentesi per ricordare che in base ai dati disponibili, non ancora del tutto consolidati, lo scorso anno si sono registrati 623 atti intimidatori nei confronti di amministratori locali, 64 dei quali sono riconducibili a fatti di criminalità comune, 62 episodi, e un numero marginale, ma è un dato non consolidato perché ci sono indagini in corso, quindi stiamo parlando di due episodi, al momento, sottolineo al momento, riconducibili alla criminalità organizzata. Al di là del fatto che in più della metà dei casi non è risultato ancora possibile stabilire il movente ispiratore, è evidente che gli esponenti delle istituzioni locali rappresentino oggi una categoria che è in prima linea. È per questo che, a parte le misure tutorie disposte dall'UCIS, l'ufficio che si occupa della tutela delle personalità o comunque di chiunque sia sottoposto a minaccia, e quelle di vigilanza effettuate dai prefetti, il Ministro dell'Interno ha attivato un dedicato osservatorio che sviluppa un monitoraggio del fenomeno avvalendosi dei contributi in un apposito organismo tecnico che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È a quest'ultimo consesso che si deve la redazione nel 2020 di report e di vademecum recanti indicazioni, informazioni e suggerimenti rivolti alle prefetture, alle forze di polizia e agli amministratori locali, quindi che fotografa per tutti quello che è la situazione, dando anche dei suggerimenti. Sta presso la Criminal Pol, che è un organismo interforze che quindi può avere un contributo da parte di tutte le forze di polizia. Riprendo l'esposizione evidenziando ancora come per le mafie assume un ruolo fondamentale il cosiddetto capitale relazionale che le organizzazioni criminali si sono costruite nel tempo, stringendo rapporti con l'area grigia dei soggetti compiacenti appartenenti al mondo della finanza e dell'imprenditoria. A tali fattori si associa un'ingente disponibilità economica proveniente dai traffici illeciti, primo fra tutti quello degli stupefacenti, che le organizzazioni mirano a immettere nel circuito dell'economia legale attraverso tecniche di riciclaggio sempre più raffinate. È facendo leva su queste caratteristiche che i sodalizi criminali hanno sviluppato una capacità di adeguamento alle trasformazioni geopolitiche, economiche e finanziarie che si sono succedute negli ultimi decenni. Il monitoraggio condotto dalle componenti info-investigative della Polizia di Stato evidenzia infatti come l'infiltrazione sia preordinata a sfruttare le fragilità generate dalla crisi economica. Le manifestazioni di questa strategia puntano a creare una sorta di welfare parallelo, nell'intento di costruire un nuovo consenso sociale e di insinuarsi nel mondo produttivo, sfruttando attraverso i meccanismi dell'usura le situazioni di difficoltà in cui versano imprenditori e commercianti a causa della mancanza di liquidità. Le mafie storiche, l'andrangheta. All'interno di questo macro scenario che abbiamo delineato si sviluppano le dinamiche che caratterizzano le diverse consorterie criminali, a cominciare dalle mafie storiche. Tra queste ultime, l'andrangheta continua ad essere l'organizzazione connotata dai maggiori tratti di pericolosità per la sua vocazione trasnazionale e la sua capacità di allacciare rapporti con esponenti della finanza, dell'economia e delle istituzioni politico-amministrative. L'analisi dei dati investigativi più recenti confermano la struttura unitaria di questa consorteria, incentrata su un organismo di vertice, il crimine, e una pluralità di articolazioni territoriali, vere e proprie confederazioni di cosche, i locali, legate tra loro mediante strutture di coordinamento intermedio, mandamenti.
Le indagini svolte documentano, ad esempio, che nella provincia di Reggio Calabria questo livello intermedio è costituito da tre mandamenti, centro, ionico e tirrenico. Nella regione di radicamento storico, questa organizzazione è funzionale al mantenimento di forme di controllo, non solo militare, della società e del territorio. Mi sembrano assolutamente indicative del metodo subdolo utilizzato dalle 'ndrine alcune risultanze investigative che hanno evidenziato come la criminalità organizzata calabrese ponga in essere azioni apparentemente filantropiche nei confronti di famiglie in difficoltà cui offre sostegno economico al fine di innescare meccanismi di dipendenza che poi potranno essere azionati all'occorrenza. La 'ndrangheta, del resto, tende a replicare l'assetto organizzativo attuato nell'area di radicamento storico anche nelle proiezioni sviluppate sia in Italia che all'estero. Sono numerose le iniziative di indagine che hanno dimostrato in questi anni la presenza della filiazione delle cosche in diverse regioni, anche del nord. In questa sede però vorrei soffermarmi particolarmente sul dato delle ramificazioni negli altri paesi. L'analisi delle evidenze acquisite conferma le presenze storiche delle 'ndrine in Australia, Germania e Canada. In particolare, la Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario ha emesso nel 2019 una sentenza nei confronti di un appartenente al clan Ursino, riconoscendo anche dal punto di vista squisitamente giudiziario l'esistenza dell''ndrangheta in Canada. La presenza della mafia calabrese in quel paese trova del resto un'ulteriore conferma nell'omicidio avvenuto ad Hamilton nel luglio del 2020 di un boss 'ndranghetista. Proprio in Canada, del resto, sono state portate a termine dalla Polizia di Stato due operazioni che hanno permesso di eseguire provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di 42 appartenenti alla cosca dei Commisso. Tali iniziative hanno documentato come, per la prima volta, il sodalizio operante nel paese nordamericano fosse governato da un organismo autorizzato a riunirsi in territorio estero e dotato quindi di una maggiore autonomia rispetto alla cosca madre. Le due operazioni hanno trovato ulteriori conferme nelle indagini condotte in parallelo dalla polizia canadese, culminate nell'arresto avvenuto nel luglio dell'anno scorso di 10 soggetti accusati di riciclaggio, usura e gioco d'azzardo, tra i quali c'è anche un elemento di spicco dell''ndrangheta di Siderno. Segnalo ancora che nuovi insediamenti delle cosche sono stati individuati nella fascia compresa tra la Liguria e la Costa Azzurra, ove è stata registrata la presenza di strutture ad hoc denominate camera di controllo e camera di passaggio. Il radicamento all'estero delle 'ndrine è del resto funzionale ad assicurare un santuario ai latitanti e a costituire le basi per lo sviluppo del narcotraffico, nel quale le cosche si pongono come un vero e proprio broker rispetto alle altre organizzazioni criminali. Ciò trova conferma in una serie di iniziative di indagine che a cavallo tra il 2019 e il 2020 hanno permesso di individuare e arrestare affiliati all''ndrangheta che si erano rifugiati in Spagna, Francia e Svizzera. Un'importante indagine condotta nel luglio del 2019 dalla Guardia di Finanza, congiuntamente alla Drug Enforcement Administration statunitense, ha messo in luce come gli uomini delle cosche realizzino queste attività. Nel caso di specie, infatti, è stato individuato a Bogotà un soggetto del clan Alvaro di Sinopoli che sviluppava le trattative con esponenti del cartello dei Narcos per l'acquisto di 368 kg di cocaina per un valore di oltre 100 milioni di euro, poi puntualmente sequestrati nel porto di Genova. La dimensione delle ramificazioni di cui dispone l''ndrangheta per la gestione del contrabbando degli stupefacenti ha ricevuto un'ulteriore conferma da due operazioni del maggio-giugno 2020 cui ha contribuito la Polizia di Stato. Le iniziative hanno permesso di arrestare il referente a Sanremo della Cosca Gallico
che operava congiuntamente a un'associazione criminale impegnata nel narcotraffico con basi in Olanda e composta prevalentemente da albanesi attivi anche nello spaccio in quasi tutte le regioni italiane. Gli stupefacenti non sono naturalmente l'unico centro di interesse della mafia calabrese. Infatti le 'ndrine continuano ad essere protagoniste di altre attività illegali. I settori di elezione sono le estorsioni, il contrabbando delle armi, il traffico di rifiuti e la gestione del gioco illegale, nonché le ingerenze nel sistema degli appalti pubblici e dei finanziamenti erogati anche dall'Unione Europea. Il complesso Italia Attività garantisce la disponibilità di ingenti risorse finanziarie che la 'ndrangheta punta a reinvestire in una serie di attività economiche. Da questo punto di vista, le indagini svolte rivelano che l'organizzazione agisce come un holding capace di controllare gli affari attraverso il ricorso a sofisticati strumenti economici e finanziari e di infiltrarsi nella cosa pubblica. Essenziale per lo sviluppo di questo modus operandi è la possibilità per le 'ndrine di disporre di un network di imprenditori e professionisti compiacenti in grado di assicurare le necessarie coperture e mimetizzazioni. L'analisi, anche questa volta, trova conferma nelle evidenze acquisite attraverso una serie di operazioni che l'autorità giudiziaria e le forze di polizia hanno condotto in questi anni. Mi riferisco, tra l'altro, all'operazione Rinascita Scott, coordinata dalla direzione distrettuale di Catanzaro ed eseguita dall'Arma dei Carabinieri nel dicembre del 2019, che ha consentito di disarticolare i sodalizi facenti capo alla cosca dei Mancuso di Limbadi. Nell'iniziativa sono stati indagati per una pluralità di reati aggravati anche dalla finalità mafiosa 416 soggetti, con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti 334 di essi e il sequestro di beni per un valore pari a 15.000 euro. In questo contesto, tra l'altro, è stato accertato come la cosca, attraverso una rete di imprenditori e professionisti collusi, avesse reimpiegato i capitali scorsi accumulati nell'acquisto di strutture turistico-alberghiere nel Vibonese e nel Foggiano, nella gestione di attività commerciali anche nella capitale e nella creazione di una serie di società con sede nel Regno Unito utilizzate per effettuare investimenti in Italia. Più di recente, un'operazione del 21 gennaio scorso, condotta dalla DIA, ha permesso di eseguire su tutto il territorio nazionale 50 misure cautelari, oltre che per associazioni di tipo mafioso, anche per reati tributari, riciclaggio e diversi delitti contro la pubblica amministrazione. L'iniziativa, convenzionalmente denominata Operazione Basso Profilo, ha accertato le attività illecite poste in essere da alcune cosche per aggiudicarsi appalti per le forniture di prodotti antinfortunistici e di dispositivi di protezione individuale connessi all'attuale emergenza sanitaria. In questo contesto sono state individuate diverse società di comodo, le cosiddette cartiere, impiegate per l'emissione di fatture relative ad operazioni fittizie gestite da soggetti italiani e albanesi. Scusate. Venendo adesso a Cosa Nostra, segnalo che le analisi delle evidenze investigative mettono in luce come il panorama siciliano sia caratterizzato non solo dalla presenza pregnante ancora di Cosa Nostra, ma anche dalla consorteria della Stidda, attiva particolarmente nell'area centro-meridionale dell'isola, con zone di influenza che si estendono da Gela a Ragusa e ad Agrigento. In particolare, Cosa Nostra, seppure duramente colpita dalle numerose indagini sviluppate in questi anni e dalle numerosissime operazioni, aggiungo, perché poi sono indagini
che si sono concluse con grandi risultati che adesso fanno un po' parte della storia del nostro Paese, continua tuttavia ad essere una struttura criminale vitale e caratterizzata da un notevole grado di resilienza. Cosa Nostra si muove secondo una strategia ispirata a cautela operativa che mira a riammettere tra le proprie fila i superstiti della guerra di mafia degli anni Ottanta, i cosiddetti scappati, e gli affiliati che dopo aver scontato le condanne inflitte senza collaborare con la giustizia sono stati rimessi in libertà, anche con un riconoscimento, a differenza di tanti altri, della posizione che hanno mantenuto all'interno del carcere, non cedendo a quelli che potevano essere i vantaggi che potevano venire da forme di collaborazione. Il riassorbimento di questi soggetti, infatti, è funzionale a ricostruire il prestigio della consorteria e a superare il modus operandi corleonese contraddistinto dal ricorso diffuso alla violenza e dalla concentrazione della guida dell'organizzazione nelle mani di una ristretta oligarchia mafiosa. Non a caso, uno dei tratti della nuova strategia di Cosa Nostra è la ricerca di nuovi equilibri e alleanze tra le famiglie, al fine di penetrare più facilmente nei sistemi produttivi e commerciali. Se ne è avuta riprova con l'operazione Vento di Scirocco, conclusosi il 20 gennaio dello scorso anno, con l'arresto nelle province di Catania e Trapani di 23 esponenti di famiglie catanesi, palermitane e trapanesi, che si erano rese protagoniste di una considerevole evasione dell'IVA e delle accise sugli idrocarburi, realizzata con il meccanismo della cosiddetta frode carosello, con le varie interposizioni società, attraverso la fittizia interposizione di più operatori commerciali. Un'ulteriore riprova è rappresentata dall'iniziativa denominata convenzionalmente IUS, che il 24 giugno dello scorso anno ha consentito di scoprire il sistema attuato da alcune imprese nel settore delle costruzioni collegate a Cosa Nostra al fine di ottenere l'aggiudicazione delle commesse di importanti lavori pubblici attraverso la presentazione di offerte connotate da forti anomalie. Altre attività criminali che continuano a rappresentare importanti canali di approvvigionamento di capitali sono sempre costituite dalle estorsioni in danno di esercizi commerciali e dal traffico degli stupefacenti. Proprio in tale ambito, nel corso del 2020, sono state portate a termine diverse iniziative investigative che hanno disarticolato alcuni gruppi di Cosa Nostra che operavano all'interno di un sistema criminale integrato caratterizzato anche da contatti con altre mafie, tra cui 'Ndrangheta e Camorra. Tra queste ritengo opportuno segnalare all'attenzione l'operazione Shoes del 4 maggio 2020, che ha inflitto un duro colpo alla famiglia catanese di Santa Paola Ercolano, evidenziando contatti con sodalizi operanti nel napoletano e nel Lazio per l'approvvigionamento di stupefacenti di vario tipo, tra cui anche il crack. Le evidenze investigative poi dimostrano come Cosa Nostra sia particolarmente attiva nella gestione di scommesse e giochi illegali, anche online, e, come messo in luce da un'indagine del novembre del 2020, nella scommesse clandestine, anche con l'organizzazione di gare e di varie iniziative, per esempio gare ippiche clandestine. È in questa dinamica che le famiglie mafiose si rivolgono particolare attenzione ai propri insediamenti a Malta, sede di società di gestione del gaming, dove tra l'altro in passato si è avuta la cattura di diversi esponenti di spiccata caratura criminale. Al pari delle altre mafie storiche, anche per Cosa Nostra rimane fondamentale la ricerca di figure di riferimento nei settori politici, amministrativi e professionali e l'infiltrazione negli enti locali, sempre nell'intento di ottenere risorse o appalti pubblici.
Il 2020 è stato testimone di una serie di iniziative di indagine che hanno consentito di scoprire i tentativi di ingerenza negli appalti della sanità regionale siciliana per forniture connesse all'emergenza, anche all'emergenza Covid, per un valore di oltre 600 milioni di euro e nelle commesse pubbliche per lavori autostradali dell'isola. Anche in questa fase, Cosa Nostra esprime un notevole capitale relazionale che, unitamente alla cospicua disponibilità finanziaria e alla base della sua capacità di insediarsi in maniera silente nelle altre regioni, in particolare in Toscana, Lazio e Lombardia, al fine soprattutto di riciclare la ricchezza illecita accumulata. Sono questi fattori, del resto, che consentono all'organizzazione di stringere rapporti con consorterie mafiose straniere attive soprattutto nel campo del narcotraffico. Anche questo profilo è stato indagato nel corso del 2019 e del 2020 attraverso una serie di operazioni coordinate dalla magistratura che hanno consentito tra l'altro di scoprire i canali del contrabbando della droga che facevano leva sul clan Gambino di New York, su sodalizi albanesi operanti nei Balcani e su cartelli messicani. La Stidda, cui avevo fatto cenno prima, gli esiti di importanti indagini conclusosi nel 2019 hanno documentato l'evoluzione di questa organizzazione criminale, passata dalla dimensione di una sorta di clan di pastori, a compagine dalle spiccate capacità militari e imprenditoriali. La Stidda non disdegna di ricercare intese ed equilibri con famiglie di Cosa Nostra che operano nella medesima area geografica. In questo senso, le evidenze acquisite hanno dimostrato come patti di non belligeranza siano stati stretti con alcuni clan per la spartizione di proventi del racket dell'estorsione, dell'usura e degli stupefacenti. L'esistenza di questi accordi è del resto dimostrata dagli esiti di una delle predette indagini che ha consentito di individuare e neutralizzare un tentativo di insediamento nella zona di Brescia perpetrato da un gruppo misto di stiddari e di affiliati con il supporto di soggetti che erano attivi in Città del Nord. La Camorra, poi, continua ad essere caratterizzata da dinamiche particolarmente complesse, determinate dalla presenza di una pluralità di gruppi e da equilibri criminali in costante evoluzione. Nell'area del Napoletano si riscontra la coesistenza di clan storici che hanno saputo sopravvivere alle cosiddette guerre di Camorra e di gruppi meno strutturati che operano come referenti dei primi sul territorio, acquisendo il controllo di circoscritti spazi urbani. Attualmente tra i gruppi di spicco figura l'alleanza di Secondigliano, attiva nell'area che va dal centro di Napoli a Giugliano, che si avvale di una compagine composta da famiglie federate e legate da vincoli parentali, particolarmente dedita al traffico degli stupefacenti, al commercio internazionale di prodotti contraffatti e all'ingerenza negli appalti pubblici attraverso ditte conniventi ed amministratori corrotti. Nell'area centro-est di Napoli è invece attiva la galassia di famiglie riconducibili al clan Mazzarella, mentre nella zona settentrionale del capoluogo campano operano i gruppi dei cosiddetti girati, i quali continuano a egemonizzare in quel quadrante il traffico degli stupefacenti. Rispetto al passato, queste organizzazioni sembrano avere abbandonato la strategia dello scontro diretto e violento, preferendo la ricerca di forme di mediazione e condivisione, nell'intento di assicurare il raggiungimento dei rispettivi obiettivi criminali. Nel Casertano permane radicata la presenza dei casalesi, che operano anche attraverso gruppi satellite, tramite i quali viene mantenuta la gestione delle estorsioni, dell'usura, del traffico della droga, del gioco d'azzardo e delle scommesse. La mappa criminale in quest'area è comunque fluida. Si registrano infatti, da un lato, i tentativi violenti di scalata nella gerarchia camorristica da parte di giovanissimi desiderosi di protagonismo, dall'altro le rimodulazioni degli equilibri tra i gruppi storici dovute anche ai duri colpi
inferti dall'azione di contrasto. Nel resto della Campania si registra la presenza di clan che conservano collegamenti con i sodalizi del napoletano e del casertano, mantenendo una sorta di equilibrio sulla base di accordi raggiunti tra di loro. I principali settori economici cui si rivolgono le organizzazioni camorristiche sono quelli del traffico di sostanze stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura, della gestione dei rifiuti, nonché, in linea di continuità con le sue origini di mafia commerciale, della produzione e immissione sul mercato di merci con marchi contraffatti. A queste attività criminali più tradizionali si aggiunge il rinnovato interesse per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, come dimostrano gli esiti dell'operazione Blond Arabs, condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli nel febbraio 2020, che ha disarticolato un gruppo di affiliati al clan di Lauro, impegnato a gestire l'importazione illecita di tabacchi provenienti da Dubai. A queste direttrici d'azioni si associano i tentativi di condizionamento della realtà politica locale che fanno della Campania una delle regioni con il più alto numero di enti locali sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata mafiosa. Dell'importanza che la camorra annette all'ingerenza nella cosa pubblica rappresentano una riprova le diverse inchieste che hanno consentito nel 2020 di individuare e neutralizzare situazioni di voto di scambio nei comuni Sant'Antimo, Orta di Atella e Marano. Ciò non toglie che la camorra continui a profondere sforzi per insediarsi al di fuori del contesto campano, per ampliare i suoi canali di riciclaggio della ricchezza illecita. Le molteplici indagini condotte nello scorso triennio indicano i tentativi di espansione in aree di Lombardia, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto e i diversificati settori utilizzati per il money laundering. Un dato ulteriormente confermato anche da alcune interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Milano, cui hanno fatto seguito analoghe misure delle Prefetture di Brescia, Ravenna, Rimini e Isernia. La casistica dell'infiltrazione accertata spazia da imprese di varia natura, dal settore del pellame a quella dell'industria turistico-alberghiera, dalla ristorazione e dai petroli, in buona sostanza quelle che caratterizzano i territori su cui avviene l'infiltrazione. Del tutto particolare si è rivelata la dinamica della penetrazione in Lombardia, dove, come risulta da due indagini del 2019, i sodalizi camorristici si sono resi responsabili anche di truffe in danno degli anziani. In questo contesto, voglio sottolineare come particolare attenzione è stata posta dagli organi del law enforcement nell'individuazione e nella neutralizzazione della rete di cui i clan camorristici si avvalgono per realizzare i loro traffici transnazionali. Infatti, nel biennio 2019-2020 sono state diverse le operazioni significative su questo versante, sia per quanto concerne il contrasto al contrabbando degli stupefacenti, sia per quanto concerne l'individuazione dei santuari dove i latitanti, cosiddetti santuari, dove i latitanti trovano ospitalità. Grazie a queste iniziative è stato possibile arrestare 5 pericolosi soggetti che avevano trovato rifugio in Francia, Spagna e nella Repubblica Dominicana. La criminalità organizzata pugliese, anche questa è un qualcosa su cui stiamo lavorando e che ci dà parecchie preoccupazioni. Infatti, per la criminalità organizzata pugliese, le evidenze acquisite confermano una geografia che vede principalmente attive 3 organizzazioni. La mafia foggiana, con le sue componenti di società foggiana, mafia garganica e malavita cerignolana, la criminalità barese predominante nel territorio di quel capoluogo di regione e la Sacra Corona Unita radicata nel Salento.
Si tratta di consorterie caratterizzate dall'assenza di una leadership unica e riconosciuta e che proprio per questo sono connotate da una struttura frammentaria e fluida, incentrata sulla presenza di fazioni composte da soggetti legati tra di loro, spesso da vincoli familiari. L'assenza di equilibri stabili e definiti fa sì che questi gruppi vivano una situazione di frequente conflittualità determinata dai tentativi di rimettere in discussione accordi spartitori già raggiunti o di acquisire una posizione di supremazia nella gestione di alcuni traffici illeciti. È attraverso questa lente che si possono leggere i numerosi episodi di sangue che si sono verificati lo scorso anno, culminati nell'uccisione anche di elementi di spicco delle più importanti fazioni criminali. Oltre a questo dato, le attività investigative documentano ormai come la criminalità pugliese, senza rinunciare ai traffici tradizionali, droghe, estorsioni, rapine e contrabbando, stia cercando di allargare la sfera dei propri interessi, ingerendosi nella gestione di scommesse illegali e anche di settori dell'economia legale. Sono indicative di queste evoluzioni le risultanze dell'operazione Gaming Machine del 9 gennaio 2020, grazie alla quale è stata possibile disarticolare un sodalizio che con l'aiuto di clan storici della criminalità barese aveva assunto il controllo della distribuzione delle apparecchiature da gioco tra gli esercizi commerciali di quella provincia, secondo una condivisa spartizione del territorio. Le attività investigative dell'ultimo anno documentano poi il particolare attivismo della mafia foggiana, che non solo risulta aver stretto rapporto con clan camorristici e dell'Andrangheta, ma mira anche a estendere le proprie presenze in diversi contesti del territorio nazionale. L'espansione, al momento registrata soprattutto in Abruzzo, Molise, Marche e Lombardia, è funzionale soprattutto alla gestione del traffico degli stupefacenti, ma anche al contrabbando di armi, ed è realizzata adottando modelli organizzativi che in qualche modo replicano quelli dell'Andrangheta. E questa è una delle evidenze emerse con l'operazione Decima Bis, conclusasi il 16 novembre scorso, da una task force composta da investigatori delle squadre mobili di Bari, Foggia e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, che hanno operato insieme ai carabinieri di Foggia, del comando di Foggia. L'iniziativa, culminata nell'emissione di un'ordinanza cautelare nei confronti di 40 soggetti, documenta come tra le principali gruppi, batterie di cui si compone la società foggiana, pur essendo in contrapposizione tra loro per la leadership, siano in grado di dare luogo a gestioni condivise e federate di interessi economico-criminali. È indicativo che tale strategia comune abbia riguardato le estorsioni praticate anche con l'imposizione di assunzioni di personale nei confronti di imprenditori dell'edilizia, del movimento terra, delle pompe funebri, del gioco lecito e dell'agroalimentare. Del resto, la strategia di infiltrazione nell'economia legale perseguita dalla mafia foggiana trova ormai indiscusse conferme in una serie di convergenti attività di indagine sviluppate dalle forze di polizia che testimoniano i tentativi di reimpiegare la ricchezza illecita nei settori dell'industria turistico-alberghiera, dell'agroalimentare e della pesca. Cito per tutte l'operazione Grande Carro, coordinata dalla DDA di Bari e eseguita da reparti dell'Arma dei Carabinieri, che ha portato alla luce, oltre alle ramificazioni in diverse regioni e paesi dell'est europeo, le ingerenze dell'organizzazione nel campo delle produzioni agricole e alimentari. E anche in ragione di questa evoluzione che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rafforzato dei presidi info-investigativi sul territorio, in particolare nell'area di radicamento storico della mafia foggiana, ed è stata istituita il 15 febbraio scorso a Foggia una sezione operativa della DIA dedicata. La capacità della delinquenza organizzata pugliese di dare vita a partnership ed a alleanze per la gestione in comune dei traffici illeciti è documentata anche in altri contesti.
Penso ad esempio alle dinamiche registrate nella provincia di Barletta, Andria Trani, dove la delinquenza locale modula i propri interessi ricercando intese con la malavita cerignolana. Ancor più significativi credo siano gli elementi emersi dall'operazione Culmi del 30 giugno 2020 condotta dalla DIA di Bari insieme alle autorità di polizia albanesi con il supporto di una squadra investigativa comune fatta da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Questa operazione è culminata con l'esecuzione di misure restrittive nei confronti di 37 persone e il sequestro di stupefacenti per un valore di 4 milioni di euro e ha dimostrato come la criminalità barese sviluppi interazione per la gestione del traffico degli stupefacenti con altre compagini criminali, nel caso di specie un gruppo criminale di spiccata pericolosità che aveva ramificazione in Albania. Anche la criminalità barese è comunque attraversata da periodici conflitti nella ricerca di nuovi equilibri criminali tra i clan storici. Una dinamica diversa si registra invece nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto, dove la Sacra Corona Unita tende a realizzare una sorta di una strategia, diciamo, di penetrazione silente, ricercando connivenze nel mondo dell'imprenditoria e tentando di infiltrarsi negli enti locali. Anche la Lucania o altre regioni che fino a ieri non destavano grande attenzione, in questo momento invece hanno dei fari puntati. Con il permesso dell'onorevole Presidente vorrei concludere la panoramica sulle organizzazioni nazionali con alcune brevi notazioni su altre espressioni delinquenziali che sono diverse dalle mafie storiche, di cui però noi non possiamo trascurare la pericolosità. Agganciandomi alle considerazioni svolte relativamente alla criminalità pugliese, comincio col dire che anche le consorterie lucane hanno adottato una strategia che mira a sviluppare collaborazioni con gruppi criminali operanti in altre aree territoriali, in particolare nel campo del traffico degli stupefacenti. I riscontri investigativi acquisiti documentano come i clan locali abbiano stretto rapporti con gruppi ndranghetisti del Reggino e siano stati capaci di gestire la produzione di droga direttamente nel territorio della provincia di Potenza. L'azione di contrasto svolta dalle forze di polizia ha consentito, grazie all'operazione Narcos del 14 settembre 2020, in cui figurano indagati 37 soggetti, di disarticolare un pericoloso gruppo criminale originario della provincia di Matera, che aveva esteso la propria influenza anche in altri comuni del Potentino e della costa ionica. Una realtà decisamente complessa è quella che si riscontra poi nell'area della capitale di Roma. È un dato assodato che nella capitale si registrino proiezioni di mafie storiche siciliane, calabresi e campane, attirate dalla possibilità di reinvestire i capitali accumulati attraverso traffici illeciti nei settori dell'immobiliare, dell'edilizia, dell'industria turistico-alberghiera, del commercio e dei servizi alla persona. La strategia seguita è quella dell'infiltrazione silente, nell'intento di mimetizzarsi e rendere più difficoltosa l'azione di contrasto da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia. Non mancano comunque le proiezioni delle mafie storiche volte a gestire il traffico degli stupefacenti, come dimostrano ad esempio le operazioni del 20 gennaio e del 4 febbraio 2020, che hanno consentito rispettivamente di arrestare 21 persone, tra cui alcuni soggetti legati all'Andrina di Platì, e di eseguire misure restrittive della libertà personale nei confronti di 33 persone riconducibili a 'ndranghetisti e camorristi a diversi clan. Quindi è proprio un'attività diretta. L'azione di contrasto sviluppata in questi anni ha permesso di conseguire significativi successi nei confronti della delinquenza romana. A parte la vicenda di Mafia Capitale, che ha visto la sua conclusione processuale nel giugno dello scorso anno, credo siano di particolare rilevanza gli esiti di una serie di indagini condotte negli ultimi anni nei confronti di organizzazioni criminali formatosi nel tessuto romano.
Mi riferisco alle pronunce della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto il carattere mafioso delle metodologie criminali praticate dal clan Fasciani e della famiglia Spada nello sviluppo del traffico degli stupefacenti e nell'acquisizione del controllo degli stabilimenti balneari nell'area di Ostia. A queste si è aggiunta nel 2019 anche la sentenza con la quale il sodalizio Casamonica Spada di Silvio, attivo nell'area metropolitana di Roma, nella provincia di Latina, è stato qualificato come una vera e propria organizzazione di stampo mafioso. È in questo contesto che si colloca l'operazione Noi Proteggiamo Roma, condotta il 16 giugno dello scorso anno da personale della squadra mobile della Questura di Roma e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, lo SCO. L'attività investigativa posta in essere, culminata nell'arresto di 20 soggetti per reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura, esercizio abusivo di attività finanziaria, porto e detenzione di armi, ha consentito di smantellare due sodalizi criminali riconducibili alla famiglia dei Casamonica. Nel corso dell'operazione, inoltre, è stata data esecuzione a un decreto di sequestro di beni per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, originato da una proposta presentata congiuntamente dal Questore di Roma e dal Procuratore della Repubblica del Tribunale Capitolino. In conseguenza, anche dei duri colpi inferti dal sistema del law enforcement in questi anni, nessun gruppo criminale è oggi in grado di esprimere una egemonia assoluta nell'area della capitale. Con una dinamica già nota, la fluidità del contesto spinge i gruppi delinquenziali a ricercare nuovi equilibri, coinvolgendo anche consorterie straniere. E anche su questo versante le forze di polizia hanno conseguito significativi risultati, disarticolando in diverse circostanze gruppi autoctoni che avevano stretto rapporti con elementi della mafia albanese. Ecco, questo è un po' il panorama delle organizzazioni criminali nazionali attive sul nostro territorio, però insomma, siccome a noi non è che manca nulla, ci sono anche delle organizzazioni di diverso tipo e siamo accoglienti relative, perdonatemi la battuta, relative agli a gruppi criminalità organizzata straniera. Quindi non mi sto riferendo ai fenomeni delittuosi o magari abitudini o di singoli elementi, ma proprio a consorterie organizzate di tipo criminale. La criminalità organizzata straniera è caratterizzata da una crescente pericolosità che in taluni casi tende ad avvicinarsi a quella espressa dalle mafie nazionali. Non a caso alcune sentenze della Corte di Cassazione e delle Corti territoriali non mancano di riconoscere il carattere mafioso di talune associazioni criminali straniere. Le evidenze acquisite da numerosi contesti di indagine sviluppati in questi anni indicano come la capacità criminale si manifesti con modalità diverse. Nelle regioni meridionali le organizzazioni straniere operano in una posizione subordinata rispetto alle mafie storiche o comunque con il loro assenso previo pagamento di un quantum quale riconoscimento della sovranità delle stesse mafie. Viceversa, nel centro-nord le formazioni allogene hanno progressivamente acquisito un grado maggiore di indipendenza, conquistandosi in alcune aree urbane una posizione dominante, in particolare in quelle attività illegali che richiedono un'esposizione sulla strada degli affiliati. Pur con diversità da consorteria a consorteria, i settori nei quali queste organizzazioni concentrano i loro interessi sono sostanzialmente coincidenti. Si va dal traffico degli stupefacenti e delle armi, alla tratta di persone da avviare alla prostituzione e al lavoro nero, alla contraffazione dei marchi e furti di rame. E nell'economia di queste attività illegali uno dei settori più remunerativi resta il traffico dei migranti con la sua scia di reati satelliti.
All'interno di questa cornice comune, ogni consorteria esprime caratteristiche delinquenziali assolutamente peculiari, sulle quali, con il permesso dell'onorevole Presidente, vorrei aprire alcuni focus mirati. Mi riferisco innanzitutto alla criminalità nigeriana, nell'ambito della quale si distinguono alcune organizzazioni di spiccata pericolosità. Si tratta dei cosiddetti secret cults, sodalizi legati alla madrepatria i cui appartenenti sono uniti tra loro da vincoli familiari o di natura etnica e che sono connotati da un'organizzazione fortemente gerarchica di impronta militare cui si affianca un'ampia fascia di manovalanza utilizzata soprattutto nello spaccio della droga. Non diversamente da quanto accade nelle nostre mafie, l'ingresso nei cults è subordinato al superamento di riti di iniziazione e implica l'adesione a rigidi codici comportamentali. Emblematiche sono in questo senso le risultanze emerse dalle indagini, sviluppate nel 2019 dalla Polizia di Stato con il supporto anche delle polizie locali, che hanno consentito di disarticolare a Torino e Bologna il cult dei Mafit, con l'arresto di affiliati 37 dedicati al narcotraffico, allo sfruttamento della prostituzione e alle estorsioni. È in questo contesto che è stato possibile, grazie Presidente, acquisire la cosiddetta Bibbia Verde, che oltre a descrivere la struttura organizzativa della consorteria, indica l'insieme di regole da seguire anche a prezzo della vita. I gruppi più stabili continuano a prediligere i traffici connotati da maggiore complessità criminale, tra cui lo sfruttamento della prostituzione, che costituisce l'anello base dell'accumulazione della ricchezza illecita. Proprio in questi ambiti si sono pertanto concentrate le attenzioni investigative della Polizia di Stato, che nell'anno trascorso ha concluso una serie di operazioni anche congiuntamente a organi di polizia in Germania, Gran Bretagna e Grecia. Tali iniziative documentano come i proventi di questo traffico siano utilizzati dai sodalizi per finanziare l'acquisto della droga e per acquisire attività di importazione e commercializzazione di prodotti etnici. In questo modo, una parte della ricchezza illecita alimenta ulteriori attività nel nostro Paese, mentre un'altra viene inviata in Nigeria mediante agenzie di money transfer, ovvero attraverso canali informali, il ricorso ai quali è illegale nel nostro Paese. Proprio recentissima, il 26 aprile scorso, personale della squadra mobile dell'Aquila e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ha condotto in 14 province italiane una vasta operazione che ha consentito di arrestare 30 soggetti ritenuti responsabili di reati informatici, di traffico di sostanze stupefacenti, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di reati contro la persona. Questa indagine, coordinata dalla locale Procura distrettuale antimafia, ha permesso di documentare l'esistenza di strutture che agivano con le caratteristiche tipiche delle organizzazioni mafiose endemiche, come il capillare controllo di porzioni del territorio, l'omertà e il forte vincolo associativo. Gli associati, inoltre, operavano anche in collegamento con organismi presenti in Nigeria, attraverso cellule specializzate in grado di sfruttare moderne tecniche di cifratura per occultare le comunicazioni e di riciclare il denaro mediante l'acquisto di bitcoin, successivamente veicolati all'estero. La criminalità cinese, poi, continua ad essere connotata dalla presenza di organizzazioni con una forte struttura gerarchica, composta da soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare o comunque provenienti dalla medesima area geografica. Quindi quello che abbiamo notato è che comunque queste organizzazioni si concentrano sempre sia sul discorso familiare che strettamente territoriale, per quello che riguarda in particolare la Nigeria, anche su fatti di culto.
perché spesso le indagini hanno documentato che lo stato di costrizione in schiavitù o comunque la soggezione di tante ragazze oggetto di tratta derivava anche a convinzioni religiose, a superstizione che le tenevano avvinte anche con la preoccupazione addirittura di insomma, fenomeni vari, ecco, ritorsioni di vario genere, maledizioni varie. I legami che dicevo caratterizzano queste organizzazioni, sto ora parlando della criminalità cinese, conferiscono ai sodalizi un tratto di impermeabilità e di autoisolamento, accresciuto dalla presenza di una rete assenzialistica in grado di assicurare favori e servizi anche extralegali all'interno delle comunità. Tenete presente che oltre questo ci sono delle difficoltà oggettive, perché per esempio quando si fanno i processi per i cittadini nigeriani è veramente un'impresa riuscire a trovare delle persone, bisogna ricorrere a quelle forze di polizia che si prestino magari a fare attività di interprete, perché poi hanno paura di essere minacciati, hanno paura di ritorsioni e tutto questo chiaramente crea qualche problema non di poco conto alle attività investigative. Eccoci qui. Le organizzazioni cinesi sono particolarmente attive nelle regioni dove è più forte la presenza di connazionali. Oggi le regioni di insediamento si identificano soprattutto in Toscana, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. È in tali contesti, infatti, che vengono avviate attività economiche nelle quali la manodopera cinese continua ad essere costretta a lavorare in assenza di requisiti di sicurezza e di tutele igienico-sanitarie e previdenziali. A questa forma di sfruttamento i gruppi criminali rivolgono le loro attenzioni per dar vita a una pluralità di traffici. Alla contraffazione delle merci, infatti, si aggiungono le estorsioni e le rapine nei confronti di connazionali, lo sfruttamento della prostituzione, il traffico illecito di rifiuti, i reati finanziari e di money transfer. In questo contesto la criminalità cinese non manca di inserirsi nelle opportunità dischiuse dalla crisi sanitaria determinata dalla pandemia. Ne costituisce riprova l'attività investigativa sviluppata dalla Guardia di Finanza nella provincia di Prato, che ha permesso di arrestare 13 imprenditori cinesi per sfruttamento della manodopera e frode in pubbliche forniture di mascherine chirurgiche, destinate tra l'altro alla centrale di acquisti per la sanità della regione toscana. Numerose indagini concluse dalle forze di polizia nel corso del 2020 hanno documentato un particolare attivismo delle organizzazioni cinesi nello spaccio di droga, con specifico riferimento ai cristalli di metanfetamina, il cosiddetto Chabot. Nell'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza nel febbraio dello scorso anno, lo stupefacente era stato diluito grazie a un sofisticato procedimento chimico e occultato in confezioni di cosmetici. Ma anche lo sfruttamento della prostituzione mostra segnali di cambiamento. Diversamente da quanto accadeva nel passato, le organizzazioni criminali cinesi, infatti, non riservano questo mercato ai soli connazionali, ma hanno ampliato l'offerta grazie al ricorso a strumenti informatici anche per effettuare i pagamenti. Questa evoluzione è stata confermata da un'indagine della polizia nell'aprile dello scorso anno a Prato, che ha neutralizzato lo sfruttamento del meretricio realizzato in alberghi di lusso mediante l'utilizzo di canali di messaggistica istantanea. Anche per le organizzazioni criminali cinesi, il reimpiego della ricchezza illecita costituisce una delle principali direttrici d'azione. Le acquisizioni investigative hanno dimostrato come gli interessi mostrati dalle triadi per la gestione delle diverse forme del gioco d'azzardo trovi una spiegazione nel disegno di utilizzare questo canale ai fini del riciclaggio. Su questo versante gli organi del law enforcement sviluppano un'azione di monitoraggio e grazie ad essa è stato possibile rilevare la diminuzione delle masse di denaro verso l'estero da parte degli appartenenti alla comunità cinese.
Ciò potrebbe essere indicativo del fatto che i gruppi delinquenziali facciano più frequentemente ricorso a canali informali di trasferimento del denaro e a mezzi ancora più tradizionali, come quello fisico del trasportatore di valuta. Un'indicazione nel senso è emersa da un'indagine del 2019 che ha permesso di denunciare per riciclaggio 3 cittadine cinesi individuate all'aeroporto di Fiumicino mentre tentavano di portare all'estero 2 milioni e 700 mila euro occultati all'interno dei bagagli. Le acquisizioni investigative dimostrano inoltre come permanga nel panorama criminale una significativa presenza di forme delinquenziali condotte da soggetti dell'Europa dell'Est. In questo contesto si distingue particolarmente la criminalità albanese, al cui interno convivono gruppi strutturati e singoli individui che si uniscono ad altri per la realizzazione di specifici progetti criminali. I settori di elezione della delinquenza albanese sono gli stupefacenti, il contrabbando delle armi, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione. I proventi di questa attività poi sono in parte reinvestiti in Albania nel campo dell'edilizia e del turismo. Anche lì in Albania è una fase di crescita e una fase di sviluppo. Non a caso dunque l'azione di contrasto dei sodalizi albanesi si è particolarmente concentrata sul versante del traffico di droga. Tra il 2019 e il 2020 si contano numerose rilevanti operazioni grazie alle quali è stato possibile disarticolare organizzazione composta da cittadini albanesi, ma con solidi legami con le mafie nazionali dedite ai reati in materia di stupefacenti. Segnalo una per tutti, l'operazione Baccarà del febbraio 2020 condotta dalla DIA insieme alle forze di polizia di altri paesi europei nei confronti di un gruppo criminale multietnico attivo in tutta Europa e culminata nell'arresto di 25 soggetti in Belgio, Olanda, Francia, Germania e Spagna. Concludo questa veloce panoramica con alcune notazioni sulla criminalità romena, il cui core business continua ad essere rappresentato dalla tratta delle donne da avviare alla prostituzione, dai reati predatori, soprattutto nel nord Italia, e dallo sfruttamento della manodopera anche in accordo con soggetti italiani. Sottolineo come, pur trattandosi di una forma di delinquenza più diffusa e connotata anche da forme di pendolarismo, le forze di polizia non abbiano mancato di conseguire significativi risultati nell'azione di contrasto. Nel giugno scorso un'indagine ha debellato due organizzazioni criminali composte da soggetti di varia etnia che gestivano il caporalato ai danni di braccianti agricoli in Basilicata e Calabria. Ecco, ora mi scuso per la lunghezza, ma purtroppo è l'argomento che insomma, i problemi sono molti. Mi vorrei fare un focus sulla lotta al narcotraffico. L'illustrazione che ho appena svolto credo metta in luce bene come per tutte le organizzazioni criminali il narcotraffico sia la fonte principale dell'arricchimento illecito. È per questo che un'efficace strategia di contrasto non può prescindere da un'intensificazione della lotta ai reati in materia di stupefacenti, che passa anche attraverso il rinnovamento di metodologie investigative. Vorrei evidenziare che su questa strada la Polizia di Stato si è già incamminata, valorizzando facoltà consentite dalla legislazione antidroga per effettuare operazioni sotto copertura nell'ambito delle varie indagini anche sulle piazze di droga. Abbiamo tecniche operative che sono fondate sull'autorizzazione ad acquisire acquisti di droga da parte di agenti undercover e anche con la possibilità di fare ritardare gli arresti. La ripetizione di questo meccanismo consente di acquisire solidi elementi probatori nei confronti di più persone in tempi brevi, realizzando una forma più incisiva di contrasto allo spaccio di strada rispetto ai tradizionali servizi di osservazione che poi erano finalizzati ad arrivare all'arresto in flagranza. Questo metodo è un metodo che viene comunemente adesso applicato dalle varie forze di polizia.
però quello che è anche fondamentale in questo ambito del traffico di stupefacenti è la cooperazione internazionale di polizia. Perché la natura transnazionale del traffico di stupefacenti rende assolutamente indispensabile rafforzare gli strumenti di cooperazione di polizia. Con questo obiettivo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per il tramite della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, la DCSA, che è un organismo interforze, promuove ormai da alcuni anni la stipula di appositi memorandum operativi con le competenti autorità di quei paesi attraversati dai cosiddetti canali della droga. Tali accordi consentono di pianificare operazioni undercover e consegne controllate transnazionali avviate attraverso la penetrazione delle organizzazioni criminali al fine di acquisire elementi di prova utilizzabili nella fase processuale. A questo si aggiunge un più frequente ricorso all'attivazione delle squadre investigative comune e all'ordine di indagine europeo, che sono strumenti di collaborazione divenuti sempre più indispensabili per realizzare un efficace coordinamento investigativo antidroga nell'ambito europeo. Queste linee d'azione hanno conosciuto un ulteriore sviluppo nel gennaio di quest'anno con l'avvio del progetto Rotta del Sud, finalizzato a rafforzare la cooperazione tra i paesi dell'Africa sud-orientale attraverso i quali giunge in Italia e in Europa l'eroina prodotta in Afghanistan. Il progetto, avviato nell'ambito delle cooperazioni con il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, punta a realizzare uno scambio informativo e di buone prassi, attivando anche moduli di addestramento specialistico in favore delle polizie dei paesi africani interessati. E su un altro versante, mi sembra importante ricordare l'ulteriore collaborazione sviluppata dalla DCSA, d'intesa con lo stesso Dipartimento per la politica antidroga, volte a realizzare un monitoraggio sulle spedizioni postali operate dai principali corrieri nazionali, anche con l'uso di nuove tecnologie in grado di individuare nei plichi la presenza di droghe sintetiche. I risultati acquisiti attraverso le attività di osservazione e ispezione costituiscono un patrimonio informativo prezioso sia per le attività di indagine che per le esigenze di funzionamento del sistema di allerta precoce attivo presso il Cennato Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'utilità di questa iniziativa si coglie appieno se si considera che nel panorama delle droghe sintetiche emergono nuove sostanze psicoattive, NPS, la cui assunzione in Italia sembra ancora limitata, ma che sono comunque difficilmente rilevabili nei comuni test di laboratorio. Ne riprova il fatto che durante il 2020 le forze di polizia hanno sequestrato sul territorio nazionale 33 di queste sostanze NPS non ancora inserite nelle tabelle delle sostanze psicotrope di cui al DPR 309/1990, laddove nel 2019 erano state solo 15. Aggiungo che ulteriori possibilità operative saranno dischiuse dagli strumenti apprestati da un decreto legge dell'articolo 12 del decreto legge 130 del 2020. La norma, per la quale mi sia consentito rivolgere un ringraziamento al Governo e al Parlamento per la sensibile attenzione prestata, consente alla Polizia Postale di richiedere ai provider di oscurare i siti web utilizzati per l'attuazione di uno o più reati in materia di stupefacenti. E vorrei approfittare di questa occasione per offrire all'attenzione un bilancio dell'azione antidroga sviluppata dalle forze di polizia nel corso del 2020. Nonostante gli impegni derivanti dalla gestione della crisi pandemica e della strategia di sommersione adottata dai gruppi criminali, l'attività dispiegata su questo fronte ha segnalato ulteriori progressi. Nel corso delle 22.695 operazioni condotte a termine, sono state deferite all'autorità giudiziaria 31.335 persone e sequestrati 58.827 chili di sostanze stupefacenti, tra le quali spiccano 13.432 chilogrammi di cocaina.
Si tratta nel complesso di un incremento del 7,4% rispetto ai quantitativi sequestrati nel 2019 e questo ha fatto segnare un passo in avanti importante nell'azione di repressione. In tale contesto ricordo alcune recentissime indagini condotte da personale della Polizia di Stato e dal Corpo della Guardia di Finanza tra la fine dello scorso mese di marzo e i primi di aprile in diverse province italiane che hanno permesso di sequestrare oltre 600 kg di cocaina, 50 kg di hashish insieme ad armi, munizionamento e ingenti cifre di denaro contante, oltre 2 milioni di euro. Un'altra attività a cui le forze di polizia si dedicano con la massima attenzione e convincimento è quella della ricerca dei latitanti. Si tratta di un'azione che riveste un carattere assolutamente centrale nella lotta al crimine organizzato e non solo perché essa indebolisce la leadership delle cosche, ma anche perché incide profondamente sulla loro tenuta organizzativa e sulla capacità di controllare il territorio. Diverse le operazioni che hanno consentito di individuare e arrestare gli affiliati alle mafie che si erano sottratti alla giustizia. Ricordo, a mero titolo di esempio, l'arresto effettuato congiuntamente dalle tre forze di polizia a Napoli il 2 marzo del 2019 di Marco Di Lauro, elemento di spicco dell'omonimo clan inserito tra i latitanti di massima pericolosità del programma speciale di ricerca. Più di recente, l'operazione condotta dall'Arma dei Carabinieri congiuntamente alla Polizia portoghese che ha permesso di porre fine alla latitanza iniziata nel 2019 di Francesco Pelle, boss dell'Andrina di San Vito. Complessivamente, nel biennio tra il 2019 e il 2020, i latitanti arrestati sono stati 126, dei quali 42 appartenenti alla Camorra, 27 all'Andrangheta e 13 a Cosa Nostra. Aggiungo che il trend è proseguito senza flessioni anche nel primo trimestre di quest'anno, durante il quale sono stati assicurati alla giustizia altri 15 ricercati. C'è poi grande attenzione al contrasto alle ingerenze all'economia locale e all'aggressione ai patrimoni illeciti delle organizzazioni criminali. Nella strategia antimafia, infatti, risulta fondamentale la protezione dell'economia legale dalle ingerenze criminali e l'aggressione alla ricchezza illecita. È facile infatti prevedere che gli ingenti investimenti pubblici da realizzarsi per il rilancio dell'economia nell'ambito del Next Generation dell'Unione Europea susciteranno le attenzioni delle organizzazioni criminali che vedranno in essi l'opportunità di realizzare profitti illegali oppure la possibilità di reimpiegare i capitali sporchi. Con questa prospettiva non sfugge la centralità del complesso di attività di cosiddetta prevenzione amministrativa, volte a intercettare anticipatamente i tentativi del crimine organizzato di infiltrarsi negli apparati pubblici. Si tratta di un versante nel quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per il tramite della DIA, riserva particolare attenzione e impegni assicurando un decisivo e costante supporto alle iniziative antimafia adottate dai prefetti sui territori. Mi riferisco anzitutto al monitoraggio degli appalti pubblici che la DIA sviluppa attraverso l'Osservatorio Centrale Appalti Pubblici, che raccoglie i dati contenuti nelle interdittive antimafia dei prefetti e le informazioni acquisite dai gruppi interforze attivati presso le prefetture nel corso degli accessi ai cantieri. Su questa base vengono poi sviluppate analisi info-investigative successivamente riversate alle prefetture interessate nell'intento di elevare la soglia della prevenzione e di intercettare i tentativi di ingerenza. Si tratta di un meccanismo collaudato che si giova anche di expertise e know-how affinati nel tempo e che ha consentito di conseguire risultati significativi. Mi limito a ricordare che nel corso del 2020 l'Osservatorio della DIA ha monitorato 1.509 imprese e corrisposto a richieste di accertamenti antimafia provenienti dal sistema delle prefetture relativamente a 51.743 soggetti imprenditoriali.
I dati in possesso della DIA evidenziano come nello stesso periodo i provvedimenti interdittivi adottati dai prefetti in relazione agli appalti pubblici siano stati 748. Desidero sottolineare come alla base di questi risultati vi sia la circolarità delle informazioni che il Governo e il Parlamento hanno inteso rafforzare nel 2018 introducendo meccanismi di dialogo tra la prevenzione amministrativa e la prevenzione giudiziaria. Mi riferisco alla riforma dell'articolo 160 TULPS, in virtù del quale vengono oggi inviate alla Questura territorialmente competenti e alla DIA i dispositivi di tutte le sentenze irrevocabili di condanna a pene detentive e dei provvedimenti ablativi. La misura si pone in continuità con una linea di azione che ha puntato a rafforzare le sinergie tra gli attori del sistema di pubblica sicurezza e di quello giudiziario, prevedendo la possibilità che le proposte di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali siano presentate al Procuratore della Repubblica, congiuntamente al Questore o al Direttore della DIA. Sottolineo come queste riforme sul piano legislativo, a queste riforme sia corrisposto un poderoso sforzo dell'amministrazione volto a rendere più incisivo l'esercizio dei poteri di prevenzione. All'implementazione di nuovi sistemi di analisi relazionale si è aggiunto un ampliamento delle banche dati accessibili da parte degli operatori di pubblica sicurezza. E in questo senso credo sia importante ricordare la convenzione stipulata tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Agenzia delle Entrate, che ha consentito agli organi info-investigativi della Polizia di Stato di accedere ai dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari costituiti presso l'anagrafe tributaria. Come pure si sono rivelate decisive per una diffusione del know-how l'elaborazione e diramazione a cura della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, le direttive volte a indicare le metodologie e le pratiche investigative finalizzate all'azione di prevenzione. Nel corso del 2020 i questori hanno formulato 72 misure di prevenzione patrimoniale e 35 sono state elaborate congiuntamente ai procuratori della Repubblica competente. Sono stati eseguiti 47 sequestri anche su proposta congiunta per un valore pari a 85 milioni di euro e 35 confische che hanno consentito l'apprensione di beni per un valore pari a 227 milioni di euro. A queste si aggiungono le iniziative promosse dal direttore della DIA che lo scorso anno ha avanzato 61 proposte di applicazione di misura di prevenzione, nonché l'esecuzione di provvedimenti di sequestro per un valore di oltre 375 milioni di euro e di confisca per un valore superiore ai 223 milioni di euro. Se a queste cifre si aggiungono le iniziative sviluppate autonomamente dall'autorità giudiziaria, il bilancio dei beni appresi nel 2020 alle organizzazioni criminali, anche nell'ambito del processo penale, è ampiamente positivo. Le statistiche sul punto, che naturalmente sono ancora in via di consolidamento, restituiscono un volume di cespiti sequestrati pari a un valore di 1 miliardo e 600 milioni di euro. Tra i beni appresi in via cautelare vi sono anche 439 aziende. Di non minor livello è l'entità delle confische effettuate per un valore di circa 1 miliardo e 214 milioni di euro e che hanno riguardato tra l'altro 292 aziende. Scusate. Ora, per quello che riguarda chiaramente tutte queste attività, è assolutamente necessaria la cooperazione di polizia. La spinta delle organizzazioni criminali alla ricerca di nuovi mercati e alleanze con gruppi stranieri e il rischio del forum shopping, cioè la scelta degli stati dove è meno rischioso compiere attività illecite, rende sempre più necessaria la collaborazione con gli organi di forze di polizia di altri paesi. Ed è su questo versante che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha in questi anni intensificato la cooperazione di polizia seguendo un approccio multilivello che alle iniziative in campo unionale affianca quelle destinate a muoversi nel campo dei rapporti multilaterali e bilaterali.
Sul versante unionale l'attenzione viene particolarmente dedicata ai progetti che mirano a promuovere e a rendere più stretta la collaborazione con gli Stati balcanici, il cui territorio è interessato dalle rotte lungo le quali si sviluppano i traffici dei migranti, della droga e delle armi. Ed è proprio a questi argomenti è stata dedicata la quinta edizione della Conferenza internazionale sulla sicurezza dei Balcani, organizzata in modalità virtuale il 19 e 20 novembre 2020, grazie alla cooperazione tra il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e il Regional Cooperation Council, organizzazione internazionale nell'ambito del quale è rappresentata anche l'Unione Europea. Segnalo come questa iniziativa abbia conosciuto un ulteriore sviluppo con la governance, con la richiesta rivolta all'Italia di entrare a far parte del Integrative Internal Security Governance, progetto finanziato dalla Commissione europea che mira a elevare il livello della cooperazione con i paesi della regione balcanica nel campo della lotta al terrorismo, del contrasto al crimine organizzato e della sicurezza delle frontiere. Su un piano più generale, il Dipartimento prosegue nella sensibilizzazione degli omologhi organi dei Paesi membri sui temi della lotta alle mafie e che ha conseguito un significativo risultato con il Policy Advisory Document per gli anni 2022-2025 approvato dal COSI, il Comitato Operativo per la Sicurezza Interna dell'Unione Europea, proprio lo scorso 16 aprile. Il documento è importante perché grazie all'iniziativa italiana ha inserito per la prima volta tra le priorità strategiche di sicurezza interna dell'Unione il contrasto alle organizzazioni criminali mafia style, e questo è molto importante che venga prestata attenzione a livello europeo e ci sia la sensibilità adeguata a questo tipo di problematiche. La crescita di una sensibilità a livello unionale verso i temi della lotta alle mafie è del resto documentata anche dal varo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del regolamento numero 1805 del 2018 che ha definito le condizioni per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca dei beni. È proprio applicando tali norme che il 20 gennaio scorso, all'indomani dell'entrata in vigore del regolamento, il Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Divisione Anticrimine della Questura di Salerno hanno eseguito nei confronti di un imprenditore ritenuto legato a clan camorristici un sequestro di beni, alcuni dei quali situati in Romania, per un valore di 16 milioni di euro. La crescente attenzione dell'Unione Europea nel contrasto a questi crimini è del resto comprovata anche dall'attenzione riservata al finanziamento di progetti dedicati a intensificare la prevenzione della criminalità di tipo mafioso nell'ambito della gestione del Fondo per la Sicurezza Interna. Tra i diversi progetti mi piace ricordare il programma che eroga una sovvenzione di circa 1,5 milioni di euro per l'implementazione di software specializzati che consentiranno di potenziare la capacità di analisi investigativa della DIA e il progetto che punta a incrementare le potenzialità del sistema nazionale di rilevazione delle impronte digitali. È in questo panorama che si inserisce il progetto El Pacto, finanziato dalla Commissione europea e sviluppato in partnership con l'Istituto Latinoamericano, cui partecipano 18 paesi dell'America Latina. Il progetto, iniziato nel 2017, si propone l'obiettivo di rafforzare i sistemi giudiziari di polizia e penitenziari che costituiscono la prima linea della lotta alla delinquenza organizzata. Ecco, questa la riteniamo una nostra specifica strategia, quella di supportare i paesi all'estero dove c'è una forte aggressione criminale che poi comunque indubbiamente, vista la transnazionalità, si riverbera su di noi. Quindi il supporto a questi stati è qualcosa di che riteniamo assolutamente indispensabile. La partecipazione italiana a questa iniziativa si colloca lungo una precisa linea di azione che mira a intensificare la cooperazione con i paesi del centro e del Sud America, da cui si dipartono alcune delle principali rotte del narcotraffico.
È proprio con questa consapevolezza che nel dicembre del 2020 è stato avviato, sempre in collaborazione con l'ILA, il programma Falcone Borsellino di assistenza tecnica in favore delle autorità giudiziarie e di polizia di paesi latinoamericani e caraibici. Il progetto prevede lo svolgimento nel corso di quest'anno di iniziative di formazione particolarmente dedicata alla prevenzione della corruzione degli appalti pubblici, alla lotta del cybercrime, al contrasto del riciclaggio e nello sviluppo delle confische. Concludo con questa panoramica sulla cooperazione bilaterale, ricordando che in questi anni le intese, gli accordi tecnici stipulati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con gli omologhi organi di altri paesi nel campo della lotta al crimine organizzato sono stati ben 224, di cui 94 avviati nel 2020. E sul piano multilaterale gli impegni recenti sono rivolti alla partecipazione ai diversi consessi attivati dalle Nazioni Unite. Anche su questo versante l'azione sviluppata punta a una sensibilizzazione della necessità di intensificare la cooperazione tra gli Stati nella lotta alle mafie. Nello scorso anno tali iniziative hanno fatto leva sulla ricorrenza del ventennale della Convenzione ONU sulla lotta al crimine organizzato transnazionale stipulata a Palermo il 15 novembre 2000 e sottoscritta oggi da 190 paesi, la cui importanza è stata particolarmente sottolineata durante la conferenza biennale dello United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, svolta il 12 ottobre del 2020. Mi avvio a concludere. Il complesso degli organismi e delle attività schierati sul campo, tuttavia, potrebbe non essere poi sufficiente ove non venisse accompagnato dal costante affinamento della capacità di lettura anticipata dei segnali indicativa dei tentativi del crimine organizzato di espandersi e di inquinare l'economia legale e il tessuto sociale, anche con forme diverse rispetto al passato. Ed è per questo motivo che l'8 aprile 2020, nel pieno della prima ondata della pandemia, è stato istituito nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale l'organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata. Il consesso, composto da rappresentanti di tutte le forze di polizia, della DIA e della DCSA, sviluppa un costante monitoraggio delle dinamiche che si muovono non solo nel nostro Paese, ma anche all'estero, grazie alla condivisione delle informazioni in possesso degli organismi di law enforcement e ai contributi informativi offerti dalla rete degli esperti per la sicurezza operanti in altri Paesi. Ho citato in ultimo l'esperienza di questo organismo di analisi perché mi sembra indicativo di un metodo che fa della condivisione delle informazioni tra i diversi comparti l'elemento di forza di una strategia non ancorata esclusivamente alla repressione penale, ma che punta a valorizzare tutti i sensori e presidi disponibili. Credo che in questo l'approccio vincente alla guerra alle mafie sia proprio questo, ecco, il agire insieme e agire in maniera coordinata. Io poi da ultimo ho concluso questa disamina lunga, questa illustrazione che chiaramente è un'illustrazione di carattere generale, ma vorrei anche soffermarmi brevemente su un altro punto, vale a dire che non è solo le grandi organizzazioni del crimine organizzato che stanno guardando con attenzione a questa grave crisi pandemica e anche a questa situazione, ma c'è anche un cambio di strategie, un'attenzione da parte delle organizzazioni di tipo terroristico. Dico questo perché la mia esperienza professionale nel corso degli anni è sempre basata sul contrasto al terrorismo che ho fatto per circa 30 anni. Bene, anche per le organizzazioni terroristiche questo momento è visto con grande attenzione e certamente non crea una diminuzione delle minacce. Parlo sia del terrorismo esterno che del terrorismo interno.
Per quello che riguarda la minaccia interna, mi riferisco in particolare a diversi gruppi e formazioni, soprattutto di tipo anarchico, dove l'emergenza sanitaria nella pubblicistica d'aria viene letta come uno strumento utilizzato da parte dello Stato per stabilire una sorta di dittatura sanitaria e quindi come una scusa per andare a minare delle libertà fondamentali e a creare un nuovo modello di società di controllo dove chiaramente in diversi possono poi avere dei grandi profitti. La pandemia è all'attenzione in maniera importante anche dei gruppi terroristici di matrice confessionale, di matrice radicale religiosa. In particolare in tanta pubblicistica che è riconducibile all'autoproclamato Islamic State, ribadisco autoproclamato, che ancora è presente in alcune zone e comunque molto presente sul web, addirittura viene indicata come una sorta di risorsa, come un soldato che sta aiutando a combattere quello che è il mondo occidentale e quelle che sono le civiltà occidentali. E all'inizio, proprio nella prima fase pandemica, si dava particolare risalto al fatto che la malattia si sviluppasse principalmente in Cina, dove c'era un forte contrasto perché si parlava di repressione di gruppi religiosi e di questo l'ISIS quindi accusava il governo cinese, questa propaganda islamista, e in Italia perché era ritenuto il centro chiaramente della cultura e della civiltà cattolica, quindi il centro della cristianità. E anche adesso è costante il richiamo ai lupi solitari e a vari soggetti per effettuare azioni approfittando di un possibile e presunto e indicato comunque indebolimento di quelli che sono gli organi e che sono gli organi di controllo del territorio e le varie forze, quindi è visto come un improbabile alleato per diminuire la forza dei propri nemici. Questo vi dà un'ulteriore prova di quanto la propaganda, ecco, non esiti a ricorrere ad argomenti, insomma, molto fantasiosi. Grazie e grazie per l'attenzione. No, siamo noi che dobbiamo ringraziare a nome della Commissione, veramente siamo stati colpiti dalla complessità e dalla completezza dell'esposizione su tutti quanti i temi che potevano interessare questa Commissione antimafia, che naturalmente avremmo tanta voglia di approfondire, però capisco che i tempi, anche perché dopo l'audizione e le eventuali domande abbiamo anche altre cose urgenti da deliberare. Per cui io faccio una proposta, se naturalmente non ci sono osservazioni, di poter porre le domande e magari far sì che possa il capo della polizia rispondere per iscritto, eventualmente per una seconda audizione, per approfondire o replicare a quello che è la risposta per iscritto. Io non so se, perché purtroppo i tempi e le persone iscritte a parlare e a fare domande, diciamo, per primo c'ero io e mi ero iscritto, non vorrei appunto trascurare quello che dobbiamo anche fare dopo, che è parecchio importante. Per cui se non ci sono osservazioni, io procederei così: a fare la domanda e aspettare le risposte scritte o un'eventuale audizione nel corso della quale si possa interloquire. Se siamo tutti d'accordo, io procedo in questo senso. Allora inizio io con l'iscritto a parlare e quindi chiederei al prefetto se abbiamo una cooperazione internazionale valida sotto il profilo del contrasto al cybercrime, cioè ai crimini che vengono fatti via web, perché
è impossibile accettare che uno strumento così foriero di criminalità, di azioni criminali, non possa consentire spesso l'identificazione dei suoi autori. Per cui tutto quello che si può fare per poter, da un punto di vista di collaborazione internazionale, interloquire anche a livello di cooperazione di polizia con gli stati, con le polizie degli stati dove sono i server e che possano consentire poi l'identificazione di chi commette reati. Questo mi pare essenziale, perché sennò è un modo per accettare supinamente che chiunque può commettere un reato senza avendo l'impunità. Quindi io vorrei un quadro sulle azioni che il nostro Paese o delle proposte legislative che possiamo fare o dei protocolli di cooperazione bilaterale o multilaterale per risolvere il problema, appunto, che mi pare molto importante proprio per l'incremento dei reati che lei stesso ci ha segnalato. Seconda domanda riguarda questo momento particolare in cui abbiamo un piano nazionale di rinascita e resilienza, il PNRR, e il problema degli appalti pubblici. Adesso è importante in questo momento, e siamo tutti d'accordo, che ci sia una celerità necessaria e una rapidità per una semplificazione delle procedure che riguardano gli appalti pubblici. Però, come Commissione Antimafia, siamo interpreti di una preoccupazione che noi abbiamo, che allentando i controlli e la prevenzione, che così bene ha dato tanti frutti, noi ci preoccupiamo che questo possa favorire quelle infiltrazioni negli appalti pubblici di cui abbiamo tantissimi esempi in passato. Io ho dei ricordi per la mia precedente attività di una cooperazione come centrale di coordinamento, di supporto investigativo e preventivo alle attività degli appalti pubblici, come il terremoto dell'Aquila, con una collaborazione da Procuratore Nazionale Antimafia. Ho creato una task force di cooperazione insieme alle forze di polizia della Prefettura dell'Aquila per tutte le opere che si dovevano svolgere. Per l'Expo di Milano del 2015 si era creato un centro di coordinamento presso la Prefettura di Milano appunto per poter cercare il più possibile di fare da filtro nel punto fondamentale, che è quello della ricerca del contraente nella procedura appunto degli appalti pubblici. E allora io penso che in questo momento, perché si parla sempre di più di fare degli scudi di responsabilità penale, che da un altro lato mi preoccupano perché smantellano tutto quello che è il nostro sistema, come la modifica del codice degli appalti, per esempio, un ritorno indietro su questi temi, come lo scudo per, non so, scudo di responsabilità per l'ILVA, scudo per la responsabilità sanitaria, scudo, cioè abrogazione dell'abuso d'ufficio, che è stato appena riformato nella precedente legislatura dal precedente governo, anzi dal precedente governo, non nella precedente legislatura. E quindi si parla di tutte queste cose che dovrebbero cercare di semplificare e agevolare. Però dall'altro lato c'è la preoccupazione che ci poniamo delle infiltrazioni. Allora, io ho preso atto e ho valutato con estrema positività questo organismo centrale, permanente, di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata, che potrebbe essere l'organismo centrale che poi, avvalendosi delle sedi periferiche, possa monitorare tutte le opere pubbliche che fanno parte di questo piano di resilienza generale. Perché è vero che noi, secondo dice il Presidente Draghi, facciamo un debito buono, dobbiamo fare un investimento buono per raggiungere quello scopo, che questi soldi vadano per lo sviluppo, per le future generazioni che dovranno poi sopportare la restituzione di questo debito. Quindi deve esserci un massimo rigore, ma ci deve essere un controllo. Ecco, questo come una proposta che può venire dalla Commissione, però già c'è questo organismo, forse bisogna cercare di collegarlo
con le opere del piano di PNRR. Ecco, queste sono le mie due uniche richieste, e adesso passo la parola al senatore Mirabelli per le sue domande. Sì, due domande rapidissime. Intanto grazie per la relazione. Le due domande sono: una è legata alla questione nazionale. Le mafie sono un grande, purtroppo una grande realtà nazionale, non si può più collocare in una parte o nell'altra del paese. Recentemente c'è stato spiegato anche dal procuratore nazionale antimafia che si ha la sensazione che le diverse organizzazioni si coordinino sui territori o comunque costruiscano insieme affari ovviamente criminali sui territori. Volevo capire se dal vostro punto di vista anche investigativo questo risultava e che caratteristiche aveva questo rapporto. Secondo, lei ha citato la dimensione purtroppo anche internazionale delle mafie. Su questo, se ci potesse dire qualcosa rispetto al tipo e alla qualità del rapporto di lavoro contro le mafie che c'è con le altre polizie europee e internazionali. Grazie. Adesso canta la messa. Sì. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Grazie signor Prefetto per la relazione. Io mi ha lasciato perplesso, per usare un eufemismo, il dato che ha dato della pedopornografia, cioè un aumento del 132% in un anno. È raccapricciante, forse. Pedopornografia. Sì, se ho capito bene all'inizio della sua relazione sì, ha dato. No, non si era sentito sì, bene. Sì, l'aumento di questa cosa. Poi volevo chiedere, si è di fatto decuplicata l'utenza, diciamo le persone che potrebbero chiedere, rivolgersi all'usura. L'aumento delle denunce più o meno c'è stato, diciamo, di persone che hanno denunciato questo tipo o comunque la scoperta dei reati legati all'usura. E un'altra domanda, sì, in questi anni la collaborazione interforze tra polizia, carabinieri e guardia di finanza nella lotta alla criminalità organizzata sta continuando e si continua a produrre effetti come positivi come ci sono stati in passato. In ultimo, volendo guardare il corpo della Polizia di Stato rispetto ad altri corpi simili di altri paesi, da un punto di vista di organico e di strumentazione, come è messo il nostro paese nella lotta alle mafie? Abbiamo, come posso dire, personale adeguato, abbiamo strutture, mezzi idonei a contrastare le criminalità? Grazie. Grazie. Adesso onorevole Tonelli, prego. Grazie mille Presidente, grazie signor Capo della Polizia per la sua presenza qui, il contributo, grazie per la sua relazione estremamente ampia ed esaustiva che dimostra quello che è il grande impegno delle forze dell'ordine nel garantire concordia e pacifica convivenza cercando di contrastare i fenomeni criminali organizzati e comuni all'interno del nostro Paese. Io le volevo fare una domanda o volevo condividere una riflessione. Vede, l'intervento precedente del Presidente Grasso ha manifestato una serie di preoccupazioni che sono le nostre, di tutti, che abbiamo più volte condiviso, ossia che questo piano nazionale di rinascita, di ripresa, di resilienza, che porterà un fiume di denaro, un investimento infinito nei prossimi anni di oltre 200 miliardi di euro, possa essere la preda della criminalità organizzata, visto quelle che sono tutte le non solo la semplificazione delle procedure, che devo dire è auspicabile che possa essere, perché altrimenti rischiamo di bloccare tutto, però c'è il problema che il sistema ha l'obbligo di difendersi. Ecco, in questo contesto io rilevo però una incoerenza in quello che è stato il concepimento, che è un vizio ereditato dalla precedente esperienza di governo. Ossia, questi ultimi 10 anni, la crisi prima
finanziarie e poi economiche che abbiamo importato dagli Stati Uniti dal 2008 a oggi, hanno portato dal 2010 poi all'apertura di una stagione che va sotto il nome di Spending Review e che tutti noi purtroppo conosciamo perché credo che abbiano più o meno tutti abbiamo subito qualcosa in questo. E ha portato una decapitazione. Ha portato una decapitazione continuata all'interno di tutto l'apparato pubblico. Ci rendiamo conto oggi di ciò che ha comportato nel sistema sanitario e quindi alla decurtazione di quelle che sono le possibilità di ospedalizzazione, di terapia intensiva rispetto alle medie europee. Ci siamo resi conto addirittura con il MES avremmo voluto indebitarci per decine di miliardi solo per risanare il settore sanitario. Ecco, il settore che lei rappresenta, ossia quello della pubblica sicurezza, di tutte le forze di polizia, ha avuto anch'esso dei grandissimi contraccolpi. Questa è la Commissione Antimafia. Beh, allora, come tutti sappiamo, penso che voglio dire, potrà confermare questi dati. In 10 anni l'esercito antimafia in Sicilia è stato decapitato da questi spending review e da quella che è stata la legge Madia nel luglio del 2015, che ha decapitato circa 45.000 uomini nelle forze dell'ordine di 4.000 unità, 800 in Calabria, 2.000 in Campania, 2.000 in Puglia e così su tutti i territori del paese. Questo non sono il problema degli uomini, ma della logistica. Ecco, in questo piano, in questo recovery fund, noi non troviamo un investimento sulla sicurezza e il gravoso onere che credo lei in questo momento si troverà ad avere sarà proprio quello, purtroppo che è appena insediato da 2 mesi, di far comprendere a tutti i ministri competenti, alle direzioni delle altre forze di polizia, i ministri competenti affinché si facciano portatori nei confronti del Presidente Draghi, che vi è stata una lacuna ereditata dal piano che era stato precedentemente concepito e che non aveva tenuto in considerazione questo, che si voglia o no, e non per autoreferenzialità, in questo caso purtroppo venendo da questo settore, sulla sicurezza noi costruiamo qualsiasi progresso materiale, morale, economico e culturale di una società. Quindi credo che in questo senso di poterla sollecitare e di trovare avallo affinché i colleghi si rendano anche conto qui dentro che serve un intervento anche della Commissione Antimafia. Mi permetto solo di fare, prima ho citato alcuni dati, credo che questa spending review abbia veramente decapitato, perché se pensiamo che una questura come Frosinone, come Latina o come Ferrara possa sostenersi con 546 euro l'anno di cancelleria, ci rendiamo perfettamente conto di che cosa gli uomini in divisa, le amministrazioni hanno dovuto fare, i miracoli che hanno sono stati in grado di fare per sopperire a quella che è stata un'insensibilità di gestionare dello Stato. Ecco, in questo senso mi sono permesso di attardarmi profittando e mettendo la scusi, la chiedo perdono anche in questo imbarazzo, signor Capo della Polizia, perché penso che questa sia un'occasione d'oro, un'occasione che non ricapiterà, per far comprendere alla Commissione e al Governo che è necessario rivedere qualche parametro nel piano di resilienza, perché senza la sicurezza non andremo da nessuna parte. Senza questa schermatura che solo gli uomini in divisa sono in grado di dare, il piano di resilienza porterà a tutte quelle distorsioni che lei, Presidente Grasso, prima aveva mostrato come sua preoccupazione. Grazie. Grazie. Onorevole Ascari, prego. Grazie, Presidente. Ringrazio il prefetto Giannini per la relazione esaustiva. Lei per molti anni ha lavorato alla Digos e pochi conoscono come lei il fenomeno dell'eversione armata. Ormai è un dato che risulta acclarato da indagini e processi. Negli anni delle stragi ci furono delle connessioni tra 'ndrangheta e l'eversione armata neofascista. E anche negli anni successivi a quel periodo le relazioni sono continuate. Oggi io le voglio proprio chiedere, in merito a oggi, vorrei capire come si è, diciamo, evoluta questo tipo di infiltrazione, in particolare tenendo in considerazione alcune frange, per esempio di ultrasportivi, connesse allo spaccio al narcotraffico, per esempio il caso di Abolik Piscitelli a Roma,
e altri episodi, per esempio in Lombardia e a Torino, o in pericolose infiltrazioni, come citava lei prima, nel mondo negazionista sul Covid. E quindi ritorno proprio all'oggi e le chiedo se si evidenziano ancora spunti di rilievo, di operatività e di alleanze organiche tra clan di Ardrangheta e le versione nera, o mafia e le versione nera. Poi, questa è una prima domanda, poi vorrei chiederle se non ritiene utile implementare la già buona collaborazione con l'amministrazione americana per le strategie di contrasto alle mafie, anche in considerazione degli ottimi risultati ottenuti con il progetto ICAN, e quindi le risorse finanziarie italiane allocate per questo tipo di collaborazioni ritiene che al momento siano sufficienti. E qui ovviamente mi collego alla domanda del Presidente Grasso in merito al PNRR, in merito proprio alla cooperazione, alla necessità di un protocollo e a una maggiore cooperazione con le altre forze di polizia, come è oggi la situazione. Poi le chiedo in merito alle notizie sulla penetrazione mafiosa nel comparto legale del gioco d'azzardo e fenomeni correlati usura, furti e rapine. Chiudo in merito al fatto che lei appunto ha rappresentato che c'è stato un aumento del più 132% per quanto riguarda i reati della pedopornografia e quindi anche l'utilizzo del web. E qui vorrei chiederle un approfondimento, se ce lo può mandare, visto che in merito proprio a questi reati anche di violenza di genere di cui lei parlava, visto che è notizia recente di una settimana fa che un ex fidanzato ha cercato nel web, nel dark web, un sicario in gruppi proprio ad hoc per sfregiare la compagna e ridurla sulla sedia a rotelle. Mi collego a questo aspetto, visto che è il primo punto che lei ha attaccato della violenza di genere. Questi aspetti, grazie. Sì, adesso abbiamo un collegamento con il senatore Indrizzi per alle sue domande. Prego, se è possibile dare voce. Ecco, prego. Sì, chiedo scusa, ma io saluto il prefetto innanzitutto e lo ringrazio. Ho la linea che salta in questi ultimi minuti, quindi avevo girato la domanda alla collega Scari, che ha provveduto a porla per me. Va bene, grazie allora. Grazie. Vi ringrazio. Grazie, grazie. Allora passiamo all'onorevole Paolini, che ha chiesto di intervenire. Prego. Grazie Presidente, grazie signor Capo della Polizia. Due o tre domande molto sintetiche. La prima è quella relativa alla collaborazione, alla velocità di risposta dello Stato alle mafie. Loro sono velocissime, noi non sempre riusciamo a stargli dietro. E quindi il mio riferimento è sul suo giudizio, sulla efficienza delle banche dati e della possibilità di interconnessione, di implementazione e soprattutto di aggiornamento delle banche dati normalmente utilizzate nelle operazioni di investigazione, analisi e sicurezza, tra cui anche quella relativa a quella dei carichi pendenti, perché benché la legge lo preveda, sappiamo tutti che i carichi pendenti e anche il casellario spesso non sono aggiornati. Quindi se lei anche dall'alto della sua posizione particolare volesse aiutarci nel dare impulso a questa incentivazione fattuale, perché in teoria c'è ma in pratica non c'è, di incrementazione di un dato che è fondamentale proprio ai fini di contrasto di quelle prassi che auspicabilmente, che presumibilmente le mafie cercheranno di attuare per mettere le mani sui soldi del recovery fund. L'altra domanda riguarda invece la effettività della collaborazione di alcune autorità straniere, non le esplicito qui perché siamo in pubblica, ma lei intuirà a quali mi riferisco, l'effettiva collaborazione di taluni paesi stranieri da cui provengono talune agguerrite organizzazioni mafiose con le nostre autorità. Perché da altre commissioni, altri contatti che abbiamo avuto, abbiamo purtroppo dovuto constatare che talora non solo non c'è alcuna sostanziale collaborazione,
ma talora c'è addirittura una sorta di occulta collaborazione con i criminali che hanno forti addentellati con le autorità di governo di questi paesi. Quindi vorrei che lei nella sua risposta desse, facesse un focus anche su questo tema e quindi delle collaborazioni tra Stati e quindi anche i nostri servizi di intelligence che dovrebbero essere il primo baluardo all'estero, in quanto che le competenze dei nostri magistrati, come noto, solo e parzialmente arrivano fuori dai confini nazionali. Grazie. Grazie. Onorevole Ferro, ha la facoltà di fare domande. Prego. Grazie Presidente Grasso, intanto per ringraziare ovviamente per la relazione puntuale e esaustiva. Beh, io due domande, anzi tre però velocissime, per le quali ovviamente se già erano contenute nello spazio per il quale sono dovuta purtroppo uscire e poi rientrare, insomma, me ne scuso anticipatamente. La prima, insomma, abbiamo letto l'altro giorno un po' questo allarme dal punto di vista del terrorismo e quindi, insomma, tutto ciò che poi è stato pubblicato, soprattutto, insomma, sul sito della Farnesina e quanto ovviamente di sua conoscenza in termini proprio di preoccupazione reale. La seconda, lei ha ovviamente anche per tipo di mafie e di criminalità ha elencato quelle che sono le attività sulle quali investono e io vorrei capire se è a sua conoscenza che per esempio sulla parte dell'editoria spesso investono attraverso dei prestanomi un po' per condurre un gioco differente rispetto a quelle che sono spesso le indagini e poi ovviamente la parte da voi espletata. La terza, so che non è magari di sua, però era una curiosità avere anche un suo pensiero, considerato insomma che coordina gli uomini e le donne in divisa del nostro paese della Polizia di Stato, rispetto a quella sentenza di cui sappiamo tutti non esserci ad oggi ancora le motivazioni sull'abolizione dell'ergastolo ostativo, ma rispetto soprattutto a chi in qualche modo ogni giorno rischia la propria vita per assicurare chi in qualche modo compie dei crimini efferrati e poi magari ed è una sentenza di questo tipo, insomma, probabilmente sarebbe anche giusto comprendere qual è il sentimento che ha pervaso ovviamente la parte di competenza della Polizia di Stato. Grazie. Grazie. L'ultimo intervento, onorevole Aiello, prego. Sì, grazie Presidente Grasso. Intanto per ringraziare il Prefetto Giannini per il contributo prezioso che ha fornito oggi alla Commissione. La relazione è stata veramente molto, molto completa, dettagliata. Capisco che magari in alcuni passaggi può essere sembrata generica, ma mi rendo conto che magari ci sono, ovviamente per tutte le tematiche che sono state trattate ci possono essere, ci sono sicuramente delle indagini in corso e quindi a volte la genericità è dovuta proprio a questo. Però sempre presupposto il fatto che bisogna salvaguardare ovviamente i risultati delle indagini, soprattutto le indagini in corso, volevo chiedere al capo della polizia se potesse fornire alla Commissione qual è lo stato dell'arte, soprattutto nell'attività che svolge la Polizia di Stato nella ricerca dei latitanti. Quindi facendo salvo e diciamo, avendo tutte le massime tutele rispetto alle indagini che sono attualmente in corso, sarebbe opportuno fornire a questa Commissione quale, diciamo, lo stato dell'arte e quali sono i passi avanti che si stanno facendo in tal senso. Grazie. Bene, quindi abbiamo concluso le domande. Noi ringraziamo il Prefetto Giannini, capo della Polizia, per questo grande contributo che ha dato ai lavori di questa Commissione. Gli chiedo di lasciare la sua relazione, che sarà depositata e a disposizione di chiunque volesse avere una copia, e eventualmente, se ci fosse bisogno, qualche altra audizione per poter continuare questo bellissimo dialogo tra la Commissione e appunto un'istituzione così importante che rappresenta la nostra sicurezza, la sicurezza di tutto il Paese. Grazie ancora per il suo lavoro e auguri di buon lavoro. Grazie a lei Presidente, grazie alla Commissione, naturalmente c'è tutta la
più assoluta disponibilità. Io farò sapere quando avremo pronte le risposte, lo comunicherò e poi mi rimetto a voi se volete in presenza oppure se volete che ve le mando, come volete. Va bene, grazie.